cosa fate? Io oggi la carrozzina, quindi da sinora vado all'ospedale. Loro sono Isaac e Mario, due degli 8 richiedenti asilo che hanno preso parte al progetto finanziato dal CESVOT, il volontariato per la comunità. Si tratta di un progetto di integrazione per migranti richiedenti asilo, pensato per sviluppare tre aree, una con l'integrazione sociale attraverso l'attività presso la Misericordia, l'altra con l'attività sportiva intesa come non solo gioco ma anche vita di gruppo e rispetto delle regole del prossimo, e poi un'attività che mira a sviluppare la consapevolezza del saper fare attraverso un'attività di conoscenza delle procedure per l'orticoltura. La Misericordia di Arezzo ha coinvolto così i giovani migranti nello svolgimento dei propri servizi sociosanitari. Aiutano praticamente l'autista, se siamo due soli o se siamo tre, aiutano sempre comunque a deambulare l'anziani, aiutano le stesse persone che hanno bisogno di essere portate in carrozzina, vengono messe in barella se sono nelle ambulanze e vengono quasi sempre accompagnate all'ospedale. Noi veniamo qui, ma non c'è lavoro adesso, ma noi pensiamo, noi aiutiamo le anziane. L'integrazione ad Arezzo dunque passa anche attraverso il volontariato. Grazie a tutti. È un modo per integrarsi vicendevolmente, dove noi andiamo a conoscere aspetti di altre culture che non conosciamo e che è sicuramente un dato positivo. Speriamo che altrettanto sia per loro attraverso la conoscenza nostra, ma anche della cittadinanza che è fuori, insomma. Io vengo qui, però io parlo italiano poco. So io vengo qui sempre, io senti italiano. Ragazzi parla italiano, io senti, io capito. È anche un modo per integrarsi, insomma, per far parte della comunità. Sì.